Grazie, Presidente della Fondazione, io poi parliamo anche della nostra fondazione, dimostro di essere anche giornalista e conduttrice, diciamo, forse i nostri amici dello spettacolo potrebbero interessare in qualche produzione. È importante il lavoro che fa questa associazione, non dimentichiamo, eravamo abituati a seguire quella dimensione culturale un po' troppo abbandonata, quella della poesia, della prosa, eppure questa associazione, sapete che ha una finalità importantissima, che ha una storia, un impegno molto rilevante, è riuscita a coinvolgere nella poesia, che è una cosa che spesso anche lo scuola dimentica, quello che è il valore, il pregio, quello che ha considerato tanti della nostra letteratura, è riuscita a coinvolgere centinaia e centinaia di ragazzi in tante scuole, e bambini, adulti e adulti nella fascia della terza età, che si sono confrontati e si confrontano in questo ciclo di incontri, interventi legati al premio Fabrizio Romano, ma non qui ordinario, ormai non gigante, sempre la vostra casa, che dovrà continuare ad essere, ovviamente, perché proporrete ancora nuove iniziative. Ed invece oggi affrontiamo una dimensione culturale, linguaggi e comunicazioni di carattere diverso. Qui hai presentato benissimo alcuni degli esponenti del giovane modo di essere del nostro territorio, della nostra napoletanità, le competenze che in campo teatrale, artistico, cinematografico, anche se musicisti, quindi abbiamo detto che svegliamo tanti, invece gli attori l'hanno letto prima, sì, e quindi sono più pronti ad affrontare la mattina di impegni. E un altro linguaggio comunicativo che ho un po' modo a proposito di quello che mi lascia l'assessorato del lavoro che ho fatto in questi anni. Io non mi occupo naturalmente come vedere della cultura dello spettacolo per la regione. Però ci sono molti che dicono che la regione attraverso gli assessorati ha fatto molto di più di quello che hanno potuto fare gli assessorati delle idee dello spettacolo della cultura. Per una semplice intuizione, non perché io possa dire di essere stato più attento degli altri. L'intuizione è che la cultura, il mondo dello spettacolo, il teatro, il cinema, la musica possono essere solo un veicolo straordinario di coinvolgimento dei giovani nella loro fase di apprendimento e di istruzione. Quindi della scuola primaria, i bambini, quelli piccoli, che vanno a vedere il teatro, lo hanno fatto con la nostra operazione Teatro della Legalità, appunto l'impegno di cui si è parlato, sono stati oltre 200 spettacoli quest'anno.